14 quintali di derrate alimentari, un quintale di prodotti per la pulizia della persona, e questo è il regalo che la Polizia Municipale fa alla Caritas di Montesilvano. Non tanto la Polizia Municipale, quanto i cittadini di Montesilvano, che sono stati in questo caso molto molto generosi. Abbiamo superato ogni aspettativa e abbiamo fatto forse, in tutti gli anni che ci siamo impegnati in questa raccolta, l'anno migliore quest'estate. E soprattutto siamo contenti che questa è una beneficenza a chilometro zero, ossia la gente di Montesilvano ha donato ai poveri di Montesilvano. Questa è una cosa che mi inorgoglisce particolarmente. E quindi ti fa capire che fare un sacrificio, stare lì al freddo a raccogliere questi fondi, comunque quando i frutti sono questi, è veramente veramente importante. Sì, mi piace sottolineare quanto ancora una volta appunto la nostra città abbia risposto a un appello. L'appello lanciato come tradizione ogni Befana da parte della nostra polizia locale, che ha attrezzato una raccolta di derrate alimentari davanti a un'attività commerciale del territorio, e tanti sono stati i cittadini che hanno risposto appunto all'appello e hanno manifestando ancora una volta una grande sensibilità e una grande solidarietà. Valori che in questo periodo più che mai sono importanti. Sono felice che i destinatari poi tramite la parrocchia di Sant'Antonio, la Caritas parrocchiale, potranno vivere qualche momento diverso tra quelli che purtroppo questa pandemia li sta costringendo a vivere.